Basta, basta, basta. Io mi sono rotto il cazzo. Mi dispiace se in questi video sarò schietto, sarò diretto, sarò volgare, ve lo vi pare, però io non ne posso più. Ho aspettato, come sempre, il giorno dopo per far video, perché ieri veramente ero una bestia, ero una furia. Però io mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo di vedere che Livorno, parlando di Livorno, debba quasi sempre, per quanto riguarda quest'anno, ma anche c'è nella sua storia, però parlando di quest'anno, debba andare non tanto a perdere, però deve andare a ricambiare probabilmente le sorti della partita per via di decisioni arbitrali clamorosamente sbagliate, clamorosamente ingiuste, fra l'altro. Quanto è successo ieri è stata la goccia, appunto, per me, che ha fatto traboccare il vaso, perché ieri, cioè, la cosa successa ieri ha, fra l'altro, dell'incredibile, ma non perché lo dico io e perché lo diano i tifosi livornesi, ma perché oltretutto lo diano anche i telecronisti del canale in cui ho guardato la partita. Il fatto in questione, per chi non avesse visto appunto quanto è accaduto, è quello riferito a Comi, all'espulsione di Comi. Allora, è successo questo: verso la fine del primo tempo, anche se mancava credo sempre 5-10 minuti, ero di preciso non mi ricordo il tempo quant'era, praticamente è stato un fallo, no? Classico scontro fra un attaccante e un difensore, nel quale l'arbitro ha visto così a caso un fallo di Comi. Ha deciso di ammonirlo. Comi, sbagliato ma giustamente, perché durante il gioco la mente non è a luce, magari quando la partita si comincia a fatti interessante, insomma, e fra l'altro anche quando ti senti, diciamo, incolpevole, giustamente c'è stata una reazione, ma reazione come c'hanno del resto tutti i giocatori, nel quale praticamente Comi di spalle, fra l'altro, sai il classico gesto, ma vai a quel paese per non dibattere a fanculo, no? Quindi va, l'arbitro ha visto Stasavi, doppia munizione giallo e fuori. Anzi, non so se è stata doppia munizione, per essere sincero, solamente visto il cartellino rosso. E sta di fatto che, da quel momento, Livorno è stato in 10. Perché è dell'incredibile sta cosa? Perché se si va a rivedere l'azione, fra l'altro, sembrerebbe addirittura che il fallo abbia fatto il difensore del Perugia, dando cos'era, aver colpettino alla testa di Colpettino. Ora non so cosa sia stato sulla testa di Comi, ma la cosa che ha dell'incredibile è il fatto che, oltre già il fallo proprio fischiato a favore dell'opposto, già quello, ma ha dell'incredibile anche il fatto dell'espulsione. Ok, va bene, ha sbagliato, Omoni gira il cazzo, però va bene, ci può stare, tra virgolette, come sempre ormai, perché bisogna sempre giustificare l'arbitri. Ma il fatto dell'espulsione, cioè, hai condizionato una partita che nella Valle in questo caso, non dico che dominavamo e che sarebbe bugiardo, però nel quale eravamo in vantaggio, noi, l'hai condizionata, hai cambiato le sorti, perché per l'amor di Dio, poi magari boh, si gioca 11 contro 11, magari poteva finire addirittura peggio, magari 120-1 per dire, però fino a quel momento si giocava bene. Fra l'altro Livorno già per la seconda volta, se non la terza volta di fila, se non la volta addirittura che comunque il risultato non è conforme a quanto vedi, perché Livorno ultimamente sta giocando bene, e fra l'altro non lo dico solamente io, lo dicono anche in questo caso i telecronisti del canale in cui ho guardato la partita, che fra l'altro hanno detto che se Livorno continua a giocare così, anzi, il Livorno giocando così è una delle pretendenti almeno a playoff e poter andare in Serie A. Infatti sono tutti, e ripeto tutti, abbastanza sorpresi dall'attuale posizione classifica, che ci vedi a 3 punti dalla Vartultima, se non sbaglio. Comunque, tornando al discorso, io mi sono rotto il cazzo, tutte le volte di vedere questo CV. Cioè, se vi si sta sul cazzo, perché Livorno è risaputo e bisogna, chi guarda il video magari non è un, diciamo, un livornese, no? Magari è solamente uno, sia a caso, tifoso di un'altra squadra e guarda il video, sì. Deve essere realista, Livorno è una squadra che sta sul cazzo. Non so se per l'orientamento politico, diciamo, della città, indipendentemente dal fatto che uno possa essere d'accordo o meno se ci fa parte, no? Sta lì. O per altre cose, è una squadra che sta sul cazzo e si vede, non vi preoccupate. Lo so, Dio, io, come del resto ormai si dice tutti, e purtroppo più che va avanti sta cosa, più che non è una frase tra virgolette scontata e faccia risata, ma è veramente seria cosa. Cioè, se bisogna fare così, a questo punto non, cioè, ce lo dite, non ci si segna, nel senso, non si fa il campionato. Anche perché vi dovete mettere nei panni di noi tifosi, soprattutto noi quelli che tutte le volte si paga, sia per andare allo stadio, sia per magari, cazzo ne so, per vederla in televisione, quella che vi pare, per andare al circolino, pagare quei 3-4 euro e solo per guardarla, quella che vi pare. Noi si paga.
e ci siamo rotti il cazzo di vedere questa CV, perché già ogni tanto ci si rifà con la squadra, cioè ce la rifacciamo con la squadra che magari a volte c'è male, sembra che non si impegni, vedi vari, questi non vengono. Poi oltretutto, quando invece la squadra sembra proprio addirittura tornata quasi, non a livello di risultati ma a livello di gioco, quasi sul ritmo iniziale, nonostante tutte le difficoltà che c'ha a livello, sai, infortuni, squalifiche e tant'altro, ti smetti anche te arbitro a romper cazzo. Basta, io non ne posso più di vedere tutte le volte questa CP, che quando la squadra non ha colpe o quasi non ha colpe, ci deve tutte le volte ci deve rientrare di mezzo l'arbitro, tutte le volte. Ora non so se mi ricordi, se l'ho detto prima, non è la prima volta che capita, parlando di questa stagione V, già anche l'altra partita, per non parlare di vela prima ancora, l'arbitro ci ha messo del suo, e non di te, no. E io, come ho detto, mi sono rotto, cambio i coglioni, non di più il cazzo, i coglioni. Che poi, fra l'altro, quasi come mi sono dimenticato di dirvi, sempre per chi non avesse visto la partita, oltre all'espulsione di Commi, ha dell'incredibile anche quanto è successo in panchina. Perché, vabbè, in primis l'espulsione del giocatore. In secondo luogo, anche l'espulsione dell'allenatore, in questo caso Motti, che fra l'altro ha sentito, sai, il classico, come, non so come si chiama, giornalista, l'inviato, non so come si chiama, quello, insomma, quello che sta a bordo campo del canale, no? Che non voglio fare nomi per, tra virgolette, non fa pubblicità, tanto forse magari può anche scappare, ma è già scappato, boh. Insomma, sai quello lì che stanno fuori, a bordo campo, no? Quando c'è qualcosa, sì, forse non è grave, sì, l'allenatore ha detto, questa, addirittura ha detto, e l'ha detto lui, testimonianza, dice, Mutti non ha detto una parolaccia, ha solamente detto, mi pare, una frase del tipo, se l'arbitro fa così, se l'arbitraggio è questo, non si può lavorare bene. È riferita all'espulsione di Comi, che è vero. E l'ha mandato fuori. Te giocato, oltre a SNDI senza allenatore, che magari, boh, non poteva non cambiare niente, però non lo sai mai. Alla fine, la livello che comunque regge la squadra a livello di scelte, di vedi, va, principalmente. Ecco. Insomma. Quindi deve essere lo sfogo che mi sono rotto coglioni. Spero che sia stato, per quanto riguarda quest'anno, che fra l'altro, scusate, però tutte le volte io lo guardo, poi sono sincero, io la vedo la partita, la prossima partita di Livorno, tutte le volte quando monto il video lo carico, sono lì al computer, tanto vale, vado a vedere anche il calendario, quindi scusate tutte le volte non, su questa se mi trovate impreparato, e quindi ve lo sto per lista che sia innalzata, non lo so. Però spero che, cioè non so se è l'ultima partita di Livorno nel 2015, se resta di fatto spero che questa almeno possa essere l'ultima partita nella Vale, almeno quest'anno, decisione arbitrale condizionarsi le partite, ma non lo dico nei confronti nostri, in generale, perché io, e lo dico sinceramente, se un giorno dovessi abitare a Livorno contro Bo, a caso un'altra squadra, boh, Pescara, per dire, no, Pescara Livorno, magari l'arbitro sbaglia contro il Pescara e si vince noi, sì, io posso essere contento di via, si è vinto, però alla fine te la godi po', è come imbroglià, è quasi come imbroglià, non c'è tutta la soddisfazione, fra l'altro. Quindi il discorso mio dell'arbitraggio incompetente, perché ormai la Serie B è piena di arbitri incompetenti, credetemelo, Dio, con tutto il rispetto del mondo, sto solamente parlando, credo, sono ufficialmente realista, voglio essere obiettivo il più possibile, sono incompetenti questi arbitri, la maggior parte dei live sono incompetenti, insomma. E dicevo, parlando, lasciando questa serie, perché magari poi posso essere troppo offensivo nei confronti dell'arbitraggio, della FIGC, insomma tutti quelli che comunque gestiscono, no, il discorso arbitri, spero ovviamente che possa, cioè, con questa partita lì, per quanto riguarda in questo caso il Livorno, anche se ripeto il discorso vale per tutti, però parlo del Livorno, spero possa essere almeno per quest'anno, dato che poi il prossimo anno non si sa mai cosa può succedere, l'ultima partita nella quale si vedono disastri arbitrali, cioè così, perché basta, siamo rotti i coglioni, credo, non parlo nemmeno di tutti, ma credo che la stessa cosa lo pensano anche tutti quelli che tengono a vedere un buon Livorno, ma anzi un buon calcio, non un calcio corretto nelle scelte e tutte queste cose. Ecco, comunque, lasciando questa cosa, parliamo della partita. Allora, risultato veramente troppo ampio. Vittoria, a parer mio, relativamente meritata del Perugia,
ma non mi riferisco al discorso di, cioè sì, in parte, ma non solamente al discorso espulsione, cioè 10 contro 11, perché vabbè, tanto poi so già che quella tira, ma anche ne fosse giusto in 10 contro 10 con l'espulsione di Parigini, sì vabbè, ma la partita era, cioè, era già stata decretata, ecco. Comunque, appunto, secondo me è risultato un po' troppo ampio e ora vi spiego il perché. Allora, il perché è semplice, perché tralasciando l'espulsione, che comunque secondo me ha una sorta di 30%, no, di importanza sul, anzi ha un 70% di importanza, ma minimo, sull'andamento della gara. Però per quanto riguarda la prestazione credo che abbia poco di importanza, perché comunque Levone era fatto anche quando era in 10 una buona partita. Una buona partita, purtroppo chiaramente ha preso gol per mancanza di uomo e anche per sfortuna. Vedi il rimpallo sul primo gol del pareggio, non mi ero rimesso mai, giocatore di colore drolle, ci può sta. Quando vedi Vacca è arrivata a palla lì, boom, ha tirato una bomba in porta. Vedi, non lo so, l'ultimo gol sul contropiede. Cioè l'unico buono solo mi è fatto dal Perugia è stato vero lì di Parigini, quello lì che cos'è, aveva tirato, mi pare ritornato il pallone lì e poi ha ritirato, cioè, ha fatto un bel gol, guardatevi la live, se non so spiegarlo, cioè, l'unico buono è stato quello. Vabbè. E quindi perché voglio dire partita relativamente, cioè vittoria relativamente giusta per il Perugia, perché comunque nonostante tutto Levone ha fatto una buonissima partita, calcolando che giovi in trasferta, calcolando giovi in 10, calcolando giovi a Perugia contro il Perugia, che si sa, cioè quella urva lì è impressionante. Secondo me se sei se fai parte di questa cosa, di questa squadra lì, ti può carica a molla, per non dire a mille. Quindi e niente. Ora passiamo dal primo secondo tempo. Sono stato un po' superficiale, ma ora cerco di spiegare tutto con facendo tra virgolette, analizzando il primo secondo tempo. Allora, primo tempo, pronti via, Livorno subito abbastanza aggressivo, ma non troppo, non rischiando tanto, però, perché appunto bisognava giocare così, appunto, rischiare ma non troppo. Il Livorno fino al discorso espulsione fa un buon gioco, gioca bene, appunto ha quasi il predominio, non del tutto, perché comunque ogni tanto anche il Perugia si rese pericoloso, bisogna essere onesti, va in vantaggio e niente, e verso la fine del primo tempo becca questa espulsione qui, l'espulsione che, come ho già detto, penso l'abbiate capito, ha condizionato tutta la gara dopo, appunto, per quel punto lì. Ciononostante però Livorno comunque non cala drasticamente, nonostante poi appunto il risultato sembra che dia l'opposto. Livorno comunque che vabbè, finisce il primo tempo sì, il suo tempo continua a giocare senza il reparto offensivo, perché comunque era solamente Pasquato, e per quanto Pasquato sia un buon giocatore, a parere mio non può far tutto da solo, soprattutto calcolando che è alto così, quindi non c'è rimedio di ci metto il fisio. Niente, il suo tempo che comunque inizia comunque con un Livorno che prova a fare qualcosa, però si cade addosso giustamente, perché dice se noi siamo in 10 e quindi a livello offensivo lascia a desiderare. Resta di fatto che fa un buon gioco, prova qualcosa, però purtroppo, e da lì in poi è successo così, la mancanza dell'uomo si fa sentire, infatti il Perugia riesce a riequilibrare la partita, riagganciare il risultato e addirittura riesce a ribaltarlo. Ribaltone che poi sì, effettivamente il Perugia ha cercato e giustamente è venuto fuori per loro, però se, come ho detto prima, se si va a vedere tutto, dato che comunque Levone manda preso il gol, soprattutto il primo, non è che è cascato, continuava a giocare normale, nel senso non è che dice ha preso la botta l'ha presa, se non sbaglio, dal terzo gol, concesso vabbè, mai andato, infatti poi addirittura il quarto gol si è preso di contropiedi. E quindi appunto per questo secondo me è stata una vittoria relativamente giusta per il Perugia, analizzando e mettendoci il tutto. Quindi niente, è stato un po' un commentino, un'analisi un po' superficiale, però diciamo il commento io lo volevo solamente, anzi principalmente, focalizzare su questo disastro arbitrale. E quindi niente, purtroppo per noi nonostante appunto ultimamente facciamo un buon gioco, i risultati non vengono, mettici l'arbitro, mettici la sfortuna. E quindi niente, non ci resta che sperare a questo punto nelle prossime partite e sperare davvero che quello che ha detto il telecronista di quel canale, che non posso dire il nome perché sennò si capisce diciamo la rete, no? Quale sia, quindi faccio una sorta di pubblicità.
spero veramente che Livorno nel girone di ritorno, che fra l'altro se non sbaglio inizia fra, bisogna già contro l'Ascoli, contro un'altra che non mi ricordo chi sia, contro il Lanciano, poi inizia il girone di ritorno, comunque che Livorno comunque possa, ho detto 20 volte comunque, continuare a dirlo, maledetto me, possa appunto trovare qualche buon risultato, dato che comunque il gioco c'è. Quindi niente, detto questo, arriviamo alle conclusioni. Niente, che conclusioni sono? Niente, bisogna solamente sperare che possa cambiare qualcosa. Scusate se sono un po' giù, però vi dovete mettere anche nei miei panni un po'. Che, parlando, già c'è aggiramento, parlando di stasiviti rientra. Quindi niente, ci vediamo alla prossima partita e come sempre un dio nulla, mi tocco. Anzi dai, speriamo di comunque il risultato che venga fuori almeno sia coerente in quanto si vedrà sul terreno di gioco. Indipendentemente, sperando chiaramente che poi le vanno già bene, però indipendentemente dal fatto che le vanno già bene o già male. Nel senso che se gioca male deve perdere, se gioca bene deve vinci. Ecco, via, fine. Vi lascio vedere al prossimo video, scusate per la superficialità e per questa sorta di un po' tristezza e rabbia. Però vi ripeto, mettetemi nei panni, via. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.